La giornata della memoria, celebrata per la terza volta ad Ascoli Piceno, nel contesto del cimitero ebraico, che ovviamente è piccolo però rappresentativo, le istituzioni e tutte le persone che hanno partecipato hanno dimostrato come è importante, ed è stato un crescendo nel corso degli anni, è importante ricordare questo giorno. Per cui è importante che noi, le nuove generazioni, portiamo avanti il sentimento della memoria e l'importanza di non dimenticare quello che la Shoah è stato per 6 milioni di ebrei, per milioni di persone, anche non di religione ebraica, che sono state colpite da un evento che è stato realmente tragico. E, è difficile parlarne, ci si emoziona perché comunque ognuno di noi spesso nella religione ebraica ha avuto parenti che sono venuti a mancare nei campi di concentramento. Non so, penso che questo possa essere rappresentativo di quello che questo giorno rappresenta oggi per noi. Noi ricordiamo, ma senza alcun desiderio di vendetta né come un incentivo all'odio. Per noi ricordare significa pregare per la pace e la giustizia e impegnarci per la loro causa. Solo un mondo in pace, con giustizia per tutti, potrà evitare il ripetersi degli errori e dei terribili crimini del passato. Nel testamento da parte di Giovanni Paolo II. Oggi in particolare questa preghiera comune ebraica e cristiana che per la terza volta abbiamo potuto svolgere proprio lì vicino alla tomba di famiglia dei Fuà, una famiglia ebrea che ha duramente pagato il prezzo di quei tempi terribili in cui purtroppo l'orrore dello sterminio si andava diffondendo un po' ovunque in Italia, in Europa e nel mondo. Un momento importante, significativo, che ha saputo, credo, sollecitare davvero un rispetto non solo formale di questa ricorrenza, ma una interiorizzazione che io sono convinto possa andare nel senso di dare una risposta certa e immediata a quell'affermazione che abbiamo visto essere l'elemento centrale della giornata della memoria: mai più, mai più, mai più. Tre anni fa, quando iniziamo nell'ambito delle celebrazioni della giornata della memoria, ci sembrava che pur nell'enorme quantità di manifestazioni che ormai sempre più si stanno radicando, mancasse un momento di comunione fraterna, ecumenica, di condivisione, e quindi venne in mente che poteva essere buono e importante proprio con quelli che Giovanni Paolo II chiamava i fratelli maggiori, appunto i fratelli della comunità ebraica, ci dovesse essere un momento di preghiera comune per ricordare le vittime della Shoah. Io direi le vittime dell'Olocausto e estenderei le vittime di ogni Olocausto, anche quelli che si perpetrano oggi. E abbiamo visto che questa partecipazione con la preghiera, con il canto, con la musica, con i gesti simbolici, ha avuto forse è entrato più nel cuore, a volte di parole che rischiano però anche, no? Per carità, nella loro importanza, però rischiano un po' di essere ingessate dentro le istituzioni, le giornate istituzionali. Quindi una nuova linfa a questa giornata che sta crescendo anche come partecipazione nel cuore e nell'affettività. Oh.
auguriamo la morte. Possa tu vivere a lungo quanto nessuno mai visse. Possa tu vivere insonne 5 milioni di notti e visitarti ogni notte la doglia di ognuno che vide rinserrarsi la porta che tolse la via del ritorno. Intorno a sé farsi buio, l'aria gremirsi di morte. Ho letto un breve brano di una poesia di Primo Levi che esprime bene anche i nostri sentimenti, anche se noi non abbiamo certo avuto l'esperienza terribile di Auschwitz, dell'universo concentrazionario. Tuttavia in famiglia abbiamo avuto vicissitudini varie di cui in diverse occasioni ho avuto e ho e avrò occasione di parlare nelle scuole o in altre sedi più istituzionali. E qui siamo sulla tomba di un mio zio che, per quanto molto amato ad Ascoli, è stato portato via ai primi di dicembre del 43 e è morto nel volgere di 3 o 4 giorni, pochissimi giorni, dopo essere stato umiliato e maltrattato. Su quella lapide si scelse di incidere una frase del francese Lamartine: l'oblio è il secondo sudario dei morti, perché dimenticare ciò che è stato è come uccidere una seconda volta.